benvenuti nel canale di Note di Profumo. Il video di oggi è dedicato a un profumo iconico degli anni 90, creato nel 1991 da Dominique Ropion. Si tratta di un'opera maestra ed è Amarige di Givenchy, che io ho nella versione Eau de Toilette, che chiaramente è una riformulazione perché quasi tutti i profumi sono stati riformulati a partire dagli anni 90, ma è ancora davvero buonissimo. Nella versione Eau de Toilette, credo esista solo questa versione Eau de Toilette, ma è veramente persistentissimo, un profumo che si fa sentire tantissimo addosso, che proietta davvero bene e dura tanto sulla pelle. È un profumo floreale appartenente alla famiglia Cypre orientale e è un mazzo di fiori, un profumo luminoso, un profumo che nel suo nome è l'anagramma di mariage. Amarige è l'anagramma di mariage, che significa matrimonio, ed era proprio il profumo delle spose degli anni 90, proprio per queste sue caratteristiche di profumo gioioso, di profumo con tanti fiori. Io anni fa, in una profumeria da Sephora a Roma, ricordo che ero entrata per vedere un po' le novità e ero un po' annoiata perché stavano usando dei profumi tutti uno uguale all'altro e non c'era niente che mi intrigasse davvero per l'acquisto, quando a un certo punto qualcuno ha spruzzato Amarige in aria e in quel momento io ho iniziato a sorridere, perché è stato come se si accendesse una luce, come se un raggio di sole attraversasse veramente il negozio. E lì Amarige ancora aveva tanto da dire, nonostante sia un profumo opulento, un profumo da pelliccia, un profumo forse da vecchia signora, però si distingue per personalità, per essere un profumo che non si sente ovunque, e è impossibile non avvertirlo, perché non si può confondere con altre fragranze. Ma a ricordare questo nome c'è un profumo antichissimo, un profumo che risale al periodo ancora del terzo millennio avanti Cristo, e la sua storia si perde nella notte dei tempi, e sembra che forse Dominique Ropion si sia anche un po' ispirato a questa storia, perlomeno per dare il nome a questo profumo. E vi sto parlando di Amariquinone, un profumo del quale parla anche Plinio. Plinio aveva scritto proprio le ricette di questa fragranza, e c'è tutta una leggenda che ruota attorno a questo profumo. Amarcos, che era il figlio del dio Chinira, re di Cipro, inciampando con delle bottigliette di profumo, finì per rovesciare il prezioso liquido che esse contenevano, e il mescolarsi di tutte queste note olfattive produsse un profumo meraviglioso, e sembra che lì sia proprio nato questo profumo leggendario di cui si parla nella storia. Ora, tutta questa storia è ambientata nell'isola di Cipro, che è veramente un'isola che ha una grande tradizione per quanto riguarda l'arte della profumeria. Lì, se vi capiterà, c'è un sito da visitare, se vi capiterà di andare a Cipro, c'è un sito da visitare dove si può visitare un'antica fabbrica proprio di profumi, che è stata ritrovata grazie a degli scavi archeologici. E c'è un grande culto antico legato alla produzione di profumi, proprio per il culto della dea Afrodite. Sappiamo che durante i rituali spesso si usava librare profumi nell'aria, bruciare essenze, l'utilizzo di profumi come la mirra, come gli incensi, ma tante altre essenze venivano
venivano bruciate per rendere omaggio a dei e divinità. Ora pensate che pare che il padre comunque di Amarcos, il re di Cipro, sia un personaggio veramente esistito, perché lo stesso Omero ne parla e lo cita nell'Iliade. L'antico profumo Amarichinon utilizzava come veicolo, come base, il vino, ed è uno dei primi profumi che vengono creati con una base che comunque è alcolica, ma il vero profumo su base alcolica, come conosciamo noi oggi, viene creato a partire dal 1300 grazie a un monaco che creò l'acqua della regina d'Ungheria, che era un'acqua aromatica dove il rosmarino era una delle note principali e che spopolò veramente poi nell'epoca. Ma la tradizione egiziana, che veramente è importantissima nella storia della profumeria, utilizzava come vettori o l'olio, oppure venivano creati degli unguenti a base di grasso, oppure si è documentato l'utilizzo del vino. Venendo adesso al nostro mitico Amarige ha una piramide complessissima, e questa ve la vado a leggere perché è impossibile ricordarsi tutte queste note a memoria. Abbiamo delle note di testa che sono in parte fruttate, in parte agrumate, ma floreali e anche legnose, cioè insomma dentro di tutto e di più. Ha note di testa di fiore d'arancio, prugna, una prugna che però non dà quella corposità al profumo come per esempio troviamo in Poison di Dior, che lo rende anche un tantino scuro, o la prugna succosa per esempio che troviamo nel profumo Femininité Dubois. No, qui è proprio un fruttato molto molto lieve, perché i fiori dominano sempre nella Marige. E poi assieme alla prugna abbiamo il mandarino, la violetta e la pesca, il neroli e il legno di rosa brasiliana. Allora, la violetta è spesso associata all'iris, ma l'essenza di violetta in realtà è ricavata dal rizoma di iris, e tutti i profumi come per esempio violetta di Parma vengono estratti dalla radice dell'iris. È sempre stata una nota che troviamo in profumi che hanno un carattere opulento, nobile, e anche una materia prima estremamente costosa, perché il burro di iris è una materia prima veramente che non era facile reperire, e preziosa, davvero molto molto preziosa, che dà a questo profumo un sentore talcato. Adesso io me lo vado a spruzzare, questo profumo che conosco abbastanza bene, dopo un po' che io ce l'ho sulla pelle, qui l'iris è dato tra le note di testa, però io lo sento diventare anche leggermente talcato. Allora, è un profumo cipro, nel senso della famiglia floreale, ma ha anche un carattere cipriato, che non va confuso con la parola cipro quando parliamo di famiglia, perché grazie a questa violetta prende anche questo sentore. Io l'avverto molto molto sulla mia pelle questo aspetto. Ma adesso andiamo a vedere quali sono le note di cuore: bacche rosse, mimosa, garofano, robinia, tuberosa, ribesnero, gardenia, cassia. La cassia è un parente della cannella, quindi gli dà una nota leggermente speziata. E vado avanti, non è finita qua. Abbiamo l'orchidea, il gelsomino, l'ylang ylang e la rosa. Cosa che predomina qua dentro nel cuore? Predominano fiori bianchi e fiori gialli. Direi che la tuberosa è il fiore che la fa da padrone qua, assieme forse alla gardenia. E poi abbiamo l'ylang ylang e la mimosa, quindi è un bel mix di fiori gialli e bianchi. L'ylang ylang è una nota che troviamo spesso nei profumi opulenti e associata a note floreali, che
addirittura si evolve come nota singola, perché oltre a dare eleganza al profumo, cremosità, ha anche una sua evoluzione che ha un sentore quasi animalico, e spesso questo sentore animalico è tipico di questi profumi eleganti, opulenti di tanti anni fa. Ormai stiamo parlando di un profumo che è degli anni 90. Note di base. Note di base sono delle note ambrate. Abbiamo l'ambra, la fava tonka, però qui la fava tonka anche qui non è esagerata, perché non sovrasta i fiori assolutamente, però lascia che questo insieme floreale sia anche morbido allo stesso tempo. E abbiamo l'ambra, il muschio, la vaniglia, ancora note legnose come ce le avevamo in testa, e il cedro per chiudere con queste note legnose. Fondo veramente molto molto bello, molto ricco, legnoso, ambrato. Questo profumo mi ricorda moltissimo il Rare Gold di Avon, e quindi se qualcuno cerca un profumo su questo genere, direi che può tranquillamente orientarsi sul Rare Gold. Però me l'avete questo già chiesto, non stiamo parlando di dupe, perché sono profumi veramente diversi, quindi non aspettatevi di ritrovarvi a Marige spiaccicato. Siamo sulle stesse corde, che è una cosa diversa dal parlare di dupe. Ottimo profumo di Avon, uno dei profumi iconici dell'Avon, il Rare Gold. Se dovessi parlarvi delle differenze tra questi due profumi, è che secondo me il Rare Gold è ancora più caldo rispetto ad Amarige, e il fondo ambrato, caldo, orientale, io lo sento più presente in Rare Gold rispetto ad Amarige. Diciamo che Rare Gold si fa un po' più ambrato, quasi ancora più sensuale, mentre questo si fa più floreale, più luminoso, esalta molto di più la parte delle note di cuore e di testa, mentre qua sono più forti le note di base. Però questa è la mia percezione delle differenze tra i due profumi e come li sento io sulla mia pelle. Per chi può essere indicato questo profumo? Beh, innanzitutto a chi ama i profumi floreali, perché questo è un profumo essenzialmente floreale, ma anche per chi ama i profumi opulenti, i profumi classici, i profumi da cosiddetti da pelliccia, e i profumi soprattutto duraturi, perché questo veramente è un profumo che dura lungo sulla pelle. Forse magari non è proprio indicato per una teenagers, non lo consiglierei mai in un video dedicato ai profumi per le ragazze sotto i 18 anni, ecco, per intenderci, ma magari una ragazza che è già giovanissima e appassionata di profumi e vuole un po' scavare nella storia della profumeria, al di là di tutte le mode che ci possono essere, andare un po', diciamo, oltre, perché no, potrebbe approcciare questo profumo, senz'altro. Per quanto riguarda la stagionalità, secondo me Amarige si può utilizzare veramente in tutte le stagioni, purché dosato, perché è un profumo che o si ama o si odia. Infatti le recensioni sono varie, c'è chi ha veramente scritto, anche non parlando bene, di Amarige, definendolo un profumo invadente, un profumo insopportabile, un profumo nauseante, cosa che io sinceramente non condivido, perché ritengo che questo sia un capolavoro. Va solo dosato, perché se io lo metto adesso che è autunno, che andiamo verso il freddo, che la mattina quando io mi alzo e vado, magari che esco, ci sono 10-15 gradi, questo profumo dalla mia pelle evapora un po' prima, ecco, si sente in maniera meno invadente. Allora mi permetto i classici spruzzi, due sul collo, due sui polsi, e magari una spruzzatina magari anche sulla nuca qualche volta. Ma se lo utilizzo magari in agosto, in luglio, mi bastano uno spruzzo, due sui polsi, senza sfregare, perché
non è da fare questa azione perché si agisce in maniera non corretta sulle molecole del profumo, ma basta, due spruzzi e già siamo a posto senza farci il bagno dentro nella fragranza. Quindi, secondo me, sapendolo dosare, essendo proprio che perché è un profumo floreale, bello anche perché ci ricorda la primavera, per un certo verso, può essere usato durante tutto l'anno. Ecco, Givenchy veramente ci ha dato dei grandissimi capolavori. Direi che nel corso del tempo ci ha veramente fatto innamorare dei loro profumi, ma anche di recente la rivisitazione di Unterdit mi è piaciuta tantissimo, l'ultimo del 2017, 2018, l'ultimo Unterdit è eccezionale, per non parlare di tante altre loro fragranze, è uno dei brand che io veramente amo. E niente, questo è tutto. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Vi ringrazio per aver seguito questo video fin qua, che mi rendo conto è un po' più lungo del solito. E vi invito anche a leggere il mio articolo, perché non potevo non dedicare un articolo ad Amarige sul mio blog. Trovate anche le indicazioni qui nel mio canale per andare a leggervi poi l'articolo. E grazie a Dominique Ropion che ci ha regalato questa opera maestra della profumeria, un pezzo di storia, un pezzo di storia che va anche a scavare nelle memorie di tanti di noi, perché questo sicuramente sarà il profumo di qualche nonna, di qualche mamma, di qualche zia che magari non c'è più. E questi sentori veramente ci possono anche commuovere e far affiorare tante tante emozioni, perché poi ecco le emozioni che il profumo veramente ci connette in profondità, e questo non lo dico solo io, ma tanti anche psicologi, a partire dalle ricerche proprio di Paul Ekman, per esempio, che ha studiato le espressioni della mimica facciale in rapporto alle emozioni, e lui notava proprio durante le sue ricerche che ha fatto anche con tribù che vivevano isolate proprio dalla civiltà, che dopo aver odorato dei profumi, dei sentori, degli odori, le espressioni facciali delle persone si modificavano. Quindi ha anche studiato, il nostro modo di reagire al mondo degli odori. Bene, io vi saluto, spero che questo video vi abbia tenuto compagnia. Rimetto via il mio mitico Amarige e la sua storia, e ci vediamo nel prossimo video, dedicato alle icone della profumeria. Un bacio e un saluto. Ciao!